in collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Valle di Ledro, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Paganella Ski, Val di Fiemme, Schirama Dolomiti, Adamello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sportodor.tv. Sportodor.tv è la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata al turismo e allo sport. Siamo in onda tutto l'anno, con vari format televisivi estivi e invernali che parlano di mare e di montagna, sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed alcune TV internazionali. Potete vedere questa puntata anche sul nostro sito Sportodor.tv, ora anche sui social, Smart TV, telefonino e personal computer. In questa puntata parliamo di neve, montagna e sport invernali. Venite con noi! In questo servizio scopriamo le bellezze della Valle Rendena, una valle che parte dal Trentino occidentale, da Porti di Rendena, dopo Tione e le valli giudicarie, passando per Pinzolo e Madonna di Campiglio, arriva sino al Passo Carlo Magno. Una stagione all'avanguardia nel turismo estivo ed invernale, un più 5% come presenza in questa stagione, l'80% italiano e il 20% straniero. Ne parliamo con Tullio Serafini, che è il presidente dell'azienda per il turismo. Tullio, un grande 2019 e un 2020 che sta partendo tra poco. Sì, grazie Floriano, innanzitutto un saluto ai tuoi telespettatori. È stata una buona stagione estiva, siamo contenti, la stagione estiva va in crescita da 5 anni a questa parte, abbiamo raggiunto le 560.000 presenze di ambito, si parla sempre di ambito, e i 140.000 arrivi, questo significa un più 6 e un più 7% rispetto all'anno scorso, quindi diciamo siamo soddisfatti. Ovviamente c'è sempre da migliorare, però è stata una buona stagione estiva e anche gli operatori mi sembra siano abbastanza soddisfatti. Un segno più che è in auge da qualche anno e con la vostra favolosa schiare di 150 km di piste sicuramente sarà un grande inverno. Sì, ovviamente per noi l'inverno vuol dire sci, non solo sci, però il prodotto di forza è indubbiamente la schiaria che collega appunto le località di Pinzolo, di Madonna di Campiglio e della zona di Folgari del Mareleva, le società impiantistiche che adesso si sono unificate. Noi ovviamente siamo in attesa, ci stiamo preparando, ci sarà sicuramente un inverno credo frizzante, stiamo mettendo in campo tante iniziative. La storia di Madonna di Campiglio, ma non solo, per quanto riguarda lo sci è lunga 100 anni, dal 1910 quando ci sono stati i pionieri dello sci, all'epoca ovviamente non c'erano gli impianti, però i primi pionieri dello sci inglesi che cominciavano a scendere sulle distese dello Spinale con varie tappe, tra le quali da ricordare importante nel 1957 che è nata la Coppa del Mondo della Madonna di Campiglio con la 3-3, insomma. Un'offerta sciistica importante e non solo sci come hai appunto appena specificato, ma noi ci interessa parlare dell'offerta enogastronomica. A Campiglio ci sono ben 3 ristoranti stellati nello spazio di poche centinaia di metri e avete la più alta concentrazione di alberghi 4 e 5 stelle, addirittura da quest'anno anche la 5 stelle lusso. Sì, indubbiamente da questo punto di vista veramente c'è da fare un plauso ai nostri operatori, perché hanno negli ultimi anni dato un'accelerata alla qualità delle loro strutture e soprattutto all'offerta di qualità verso l'ospite. Come dicevi tu, abbiamo una grande concentrazione di hotel 4 stelle e 3 hotel 5 stelle e da quest'anno appunto l'apertura di questo 5 stelle superior a Pinzolo. E hanno puntato molto anche sulla ristorazione di grande qualità, e i 3 ristoranti stellati che abbiamo a Madonna di Campiglio insomma ne sono l'esempio e ne fanno anche credo una delle località di punta anche da questo punto di vista, quindi insomma divertimento, glamour, buona cucina, grande ospitalità e poi tutto quello che è il discorso neve, piste, impianti e altre situazioni che alla gente sicuramente resteranno soddisfatti.
siamo nella bellissima Val di Fiemme, questa valle ricca di sport grazie alle sue tre schiare, il Cermis, Pampeago, Latemar Oberegger e la Alpe Luce, ma famosa anche per lo sci di fondo, la marcia longa, il Tour de Ski, le gare combinata nordica, famosa per le sue grandi manifestazioni sportive come appunto il Trofeo Topolino, la marcia longa e non solo, ma è famosa la Val di Fiemme anche per le sue attività che offre ai tanti turisti, anche dal punto di vista dell'intrattenimento musicale, dal punto di vista del divertimento. Parliamo proprio di questo inverno 2019-20 che sta per iniziare con Marisa Giacomuzzi dell'azienda per il turismo appunto la Val di Fiemme. Ho presentato tanto sport in Val di Fiemme ma anche tanto divertimento, e su questo, anche su questo, oltre che lo sport, siete all'avanguardia. Esatto, noi abbiamo un legame molto particolare con la musica perché Stradivari veniva in Val di Fiemme per scegliere il legno per i suoi violini e da lì è nato questo legame molto forte. Noi abbiamo questo abete di risonanza che è un abete molto importante, purtroppo l'anno scorso con la tempesta ne sono caduti molti, ma tutti gli abitanti della Val di Fiemme e non solo hanno raccolto delle risorse per stoccarne, fare tanti violini, tanti pianoforti nei prossimi anni, quindi anche questo siamo riusciti a fare proprio grazie alla musica e questo legame. E noi, e grazie soprattutto anche alla magnifica comunità della Val di Fiemme che da 900 anni, oltre 900 anni gestisce tutto il patrimonio boschivo, il patrimonio diciamo naturale della vostra valle. Sì, è una cosa ambigua per molti perché è una cosa che non si trova in molte altre zone, ma praticamente la Magnifica da una quota in su possiede la montagna, e la Magnifica Comunità di Fiemme siamo tutti noi che siamo chiamati vicini di Fiemme, e ognuno di noi praticamente possiede in modo ovviamente indiviso un piccolo pezzo di bosco, e noi cerchiamo di curarci di questo bosco e proprio di curare anche questo forte legame con la musica, e lo vogliamo manifestare e goderne insieme agli altri grazie a tutti questi eventi che abbiamo organizzato. Esatto. Un inizio di stagione, poi avete diciamo a marzo il mese dello ski jazz, dello mite ski jazz, ma non solo, no? Perché avete anche dei festival a fine stagione, questo per quanto riguarda marzo, ma la stagione inizia già a dicembre. Sì, esatto, la stagione inizia a dicembre, adesso dovrebbero arrivare i primi freddi, quindi noi siamo pronti già con Sant'Ambrogio, abbiamo gli ski opening, abbiamo DJ sulle piste, abbiamo la musica dal vivo, poi importantissimo, l'hai citato prima, a marzo abbiamo il jazz, quindi passiamo gennaio che è il mese dello sport, quindi con le gare di Coppa del Mondo, la marcia longa, come hai detto tu Floriano prima, e poi arriviamo a marzo, abbiamo una settimana intera dedicata al jazz, il jazz sulle piste, che è una cosa veramente particolare e apprezzatissima dai nostri ospiti, quindi tu sci, ti fermi e trovi una band internazionale che fa dell'ottima musica jazz e puoi goderti il sole, le piste e ovviamente la musica. Manca poco all'inizio della Coppa del Mondo specialità slalom, e prima della gara finlandese di Levi incontriamo Stefano Gross, pronto a partire, reduce da un infortunio a inizio stagione del 2018-2019, poi è recuperato con degli ottimi piazzamenti. Cosa ti aspetti dalla Coppa del Mondo, da questa stagione 2019-2020? Ma innanzitutto sono molto contento che dopo la fisioterapia fatta qui a Parma da Luca Caselli è andata molto bene, sto recuperando, ho iniziato già a sciare da ormai un mese e mezzo e stiamo lavorando appunto in vista di Levi, e le cose stanno andando abbastanza bene, quindi speriamo proceda tutto secondo i piani. Quest'anno solo Coppa del Mondo, l'obiettivo sono i Mondiali 2021 e poi i Giochi Olimpici in Cina. Ma di certo gli appuntamenti importanti, mondiali e olimpiadi, sono le cose più importanti delle prossime stagioni, però abbiamo ancora una stagione davanti con 10 appuntamenti di Coppa del Mondo e cercheremo di fare del nostro meglio e portarci di nuovo fra magari i primi 7 e farci trovare preparati per appunto gli appuntamenti. Fra i primi 7 il tuo obiettivo, come vedi il campo dei concorrenti? Fuori Hirsch, grandi novità, nomi nuovi? Ma di certo con la mancanza di Hirscher abbiamo perso qualcosa di veramente forte, però ci sono tanti altri nomi e quindi bisognerà cercare di tenere testa anche ai giovani Noel e Christoffersen, che stanno sciando veramente molto forte, però appunto noi cercheremo di fare il nostro lavoro e farci trovare preparati. Noi ti seguiremo sempre, noi di sport dal punto di vista seguiremo sempre le tue gesta, quindi in bocca al lupo per la tua stagione. Grazie, seguiteci.
spazio allo sci alpinismo in questo servizio. Siamo nella schiare di Ponti di Legno e Tonale, paradiso dello sci alpino. Si scia da novembre sino a maggio, ma qui nel comprensorio Ponti di Legno e Tonale, grazie alla Damello e le sue bellissime montagne, al ghiacciaio Presena e non solo, si pratica molto sci alpinismo. Noi da tanti anni seguiamo la Damello Ski Ride, settima edizione in calendario nel 2019, domenica 7 aprile, ma per le condizioni meteo difficili, oltre 3 metri di neve, spostata quest'anno una data eccezionale, sabato 18 di aprile. Ne parliamo con Claudio Novembrini del consorzio sciistico Ponti di Legno e Tonale, sci alpinismo quindi con la Damello Ski Ride, ma la stagione è apre, quindi la gara di apertura sono con i campionati assoluti di sci alpinismo a metà dicembre. Sempre di più quindi il vostro comprensorio vive di sport invernali, di sci, abbiamo detto sci alpino grazie all'apertura da novembre sino a maggio, ma anche lo sci alpinismo al suo spazio, la sua dimensione e le sue soddisfazioni. Sì, lo sci alpinismo ha preso sempre più piede negli ultimi anni. Abbiamo degli itinerari gettonatissimi durante la stagione invernale, perché ricordo il Pisgana, una discesa di quasi 16 km, il Lunarelli oppure il cantiere. Da questo si è sviluppato anche l'attività agonistica e, come appunto ricordavi, la settima edizione della Damello Ski Ride, che quest'anno sarà il 18 di aprile. Questa magnifica, a livello mondiale, magnifica competizione, sapete 40 km di sviluppo, 4.000 metri di dislivello positivo e 4.380 metri di dislivello negativo. 300 squadre al cancelletto di partenza che arrivano da 14 paesi di tutto il mondo. Quindi un grande successo, e poi è entrato nella Grand Course questo abbinamento con tutte le più grandi iniziative legate allo sci alpinismo. Quest'anno però anticipiamo al 13, 14, 14 e 15 di dicembre, perché ospitiamo i campionati italiani assoluti di sci alpinismo, aperto a tutte le categorie. Avremo 3 giorni di gare, le prime 2 in notturna, la sprint e la staffetta saranno in notturna, e poi invece il terzo giorno ci sarà il vertical, quindi sarà un momento anche questo molto importante, si abbinerà, queste sono delle gare un po' particolari, ci sarà un momento che durante la gara a piedi, un momento con lo sci alpino e poi la discesa all'interno di porte disegnate come quelle dello sci alpino, quindi saranno dei momenti molto particolari. Ricordiamo che ospitiamo la squadra cinese junior di sci alpinismo. Sapete che dal punto di vista giovanile lo sci alpinismo è già disciplina olimpica, e quindi noi auspichiamo che per il 2026, quando le Olimpiadi saranno in Italia, la disciplina dello sci alpino diventi a tutti gli effetti una disciplina olimpica, perché noi ci candidiamo come Ponti di Legno e Tonale a ospitare la gara olimpica di sci alpinismo. I'm Bodie Miller, a World Cup ski racer. This area of Trentino is very special from the family relationships, the food, the nature, the mountains. They all come together in a very special combination. Here in Trentino, I really enjoy the experience of the mountains. Zanice, fatti di sport. La Caspolana di Vezza d'Oglio, la camminata con le caspole più numerosa d'Italia, sabato 8 febbraio. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Skirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Skirama Dolomiti ti aspettano. Ski Area Campiglio Dolomiti di Brenta, 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Ad Amello Ski Ride, sabato 18 aprile, settima edizione. Comprensorio sciistico Alpelusa San Pellegrino, 100 km di piste e 24 impianti di risalita nel Dolomiti Superski. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, lo spettacolo di sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, continua subito dopo l'interruzione pubblicitaria. A tra poco, non toccate il telecomando, venite con noi. In collaborazione con Skirama Dolomiti ad Amello Brenta, Funivie Folgarida e Marilleva, Val Sugana, Valle del Chiese, Val di Fassa, Peio,